azione e spettacolo nella seconda tappa stagionale della RG Championship disputatasi al kartodromo di Iscaro. Un tracciato ben noto alla gran parte dei piloti che hanno già nel primo appuntamento stagionale affrontato le insidie del tracciato di Chianche. Tuttavia non sono mancate sorprese, in quanto alcuni dei piloti più quotati hanno affrontato una giornata no, mentre qualche ne è arrivato si è addirittura subito imposto tra le primissime posizioni. Grazie ad una guida sfrontata ma allo stesso tempo efficace, Giovanni Pirozzi si è aggiudicato il successo di tappa, riuscendo nell'impresa di mettere sulle righe avversari molto più esperti. L'anno scorso wildcard, quest'anno alla seconda gara da ufficiale, è subito riuscito ad imporsi e ad ottenere una vittoria nella gara più importante dell'evento, la Golden Cup. Nota di merito anche per Cretella, che ha chiuso l'evento a pari punti con Pirozzi, 80, ma da regolamento si è dovuto accontentare della piazza d'onore a causa di un tempo di qualifica peggiore rispetto a quello dell'avversario. Nella prove cronometrate però è Della Sala a girare più veloce di tutti e ad aggiudicarsi la pole di giornata, tra l'altro unico insieme ai due Pirozzi a scendere sotto il muro dei 51 netti. Nella prima gara di giornata, proprio Della Sala, scattato al palo, mantiene la testa della corsa fin quando all'ultima curva della prima tornata Bifulco lo infila e si prende una prima posizione che poi non lascerà più. Il pilota VC viene così lasciato in pasto a Cocca, Soriano e Giovanni Ignazzo, che si rendono autori di una battaglia molto accesa per le due restanti posizioni sul podio. Tuttavia Della Sala, a causa di alcuni problemi con il kart, è costretto ad abbandonare la scena e ritirare il proprio mezzo ai box, di fatto lasciando lì ogni velleità di vittoria. Pochi giri dopo, Ignazzo, nervoso per i tentativi di sorpasso su Soriano non andati a buon fine, si fa prendere dalla foga e si gira. Bifulco domina la gara e si assicura un posto in Golden Cup, così come Cocca che conclude al secondo posto e Soriano che nei giri finali tiene a bada un arrembante Cesaro. Nella gara del secondo gruppo di piloti va in scena un primo giro piuttosto tranquillo in cui Giovanni Pirozzi riesce a mantenere la leadership su Raimo e Zullo. Poco dopo il vivace Matarazzo, che aveva guadagnato già una posizione sul riccio e si trovava in quarta, va in testa coda e riparte dal fondo, mentre Zullo e Raimo non si risparmiano in battaglia. La new entry di giornata mostra subito di che pasta è fatto ed approfitta di un tentativo d'attacco di Raimo ai danni di Pirozzi per superare entrambi e volare via. Nel frattempo si uniscono alla festa anche Riccardo e Donnarumma. Proprio l'esperto pilota della Regal Sport infila Pirozzi e si prende il terzo posto alle spalle di Raimo e Zullo, entrambi lontanissimi e nella terra di nessuno. Nei giri finali Pirozzi svernicia Riccardo in rettilineo e si regala la possibilità di gareggiare nella Golden Cup insieme a Zullo e Raimo, che nell'ordine lo hanno preceduto al traguardo. In gara 1 del gruppo C, Pirozzi parte dalla pole, ma vanifica tutto a causa di uno jump start che gli costa 5 secondi. Tuttavia Cretella alla seconda tornata si libera del pilota Cobra Team, che dal canto suo non riesce a tenere il passo per giocarsi la vittoria e si accontenta della piazza d'onore. Alle loro spalle Cirillo e Germino battagliano intensamente per l'ultima posizione del podio, nonché valevole dell'accesso in Golden Cup. Una serie di sorpassi e controsorpassi che alla fine danno ragione al pilota Denso, mentre Germino, nonostante la penalità inflitta a Pirozzi, non riesce a conquistare la terza posizione. Definite le griglie, si parte subito con la Bronze Cup, in cui ad impressionare è l'ex leader della classifica Michele Riccio. Il pilota Sor Car in partenza ne fa fuori 4 e si mette a guidare la corsa, creando un vantaggio incolmabile per chiunque alle proprie spalle. I battistrada della partenza, Giuseppe Ignazio e Liberale, sprofondano fino a terminare la corsa rispettivamente in settima e sesta piazza. Della Sala invece si rende autore del percorso inverso, in quanto parte dall'ultima casella ma riesce a rimontare sino al secondo posto. Prima però ha dovuto vedersela con Esposito di Somme e Chiaro Lanza, i quali lottano tra loro per il gradino più basso del podio, che alla fine viene conquistato dal pilota dell'EC Team.
In Silver Cup Liccardo fa la differenza fin dal primo giro, quando si prende la testa della gara ai danni di Mario Germino. Nel frattempo arriva anche Donnarumma, che trasforma il duello in testa in un triello, mentre alle loro spalle un contatto tra Cesaro e Matarazzo costa due posizioni al pilota New Team. Liccardo difende con le unghie e con i denti la prima posizione dagli attacchi di Donnarumma, con Germino che perde contatto ma riesce comunque a difendersi dagli attacchi di Montesarchio prima e Matarazzo poi. Nell'evento più atteso di giornata a fare la differenza è il giovane Pirozzi, scattato dalla penultima posizione e risalito fino al primo posto. Rimonta importante anche per Soriano, che dall'ultima casella riesce prima a risalire fino al gradino più basso del podio e poi a difendersi dagli attacchi degli avversari. Cretella parte bene e prende un po' di vantaggio su Raimo e Bifulco, i quali bisticciano tra loro e favoriscono le rimonte di Pirozzi e Soriano. Al settimo giro il pilota del Cobra Team aggancia Cretella e non ci pensa due volte a sferrare l'attacco valevole per la vittoria di tappa. Soriano in terza posizione deve guardarsi dai continui tentativi di attacco di Cocca, che però non riesce mai a tirare la stoccata vincente al pilota della Sorcar e si deve accontentare della quarta posizione. Alle loro spalle Bifulco, Zullo, Raimo, Cirillo e Giovanni Pirozzi se le suonano di santa ragione per tutta la gara, anche se alla fine tra questi a spuntarla è il pilota del Cobra Team. Il vero protagonista di giornata però è l'altro pilota del Cobra Team, Giovanni Pirozzi, che conquista la Golden Cup e si assicura la vittoria di tappa davanti a Cretella, secondo anche nella Golden Cup. Il gradino più basso del podio va a Cocca, che conclude l'evento a pari merito con Soriano, ma in virtù del miglior tempo di qualifica riesce a strappare la terza posizione generale. Nella sfida tra i team non poteva che vincere il Cobra Team dei Pirozzi, autori di una giornata da favola, mentre in classifica generale adesso comanda Cretella con 153 punti, appena 7 lunghezze in più di Giovanni Pirozzi. Giovanni, complimenti, vittoria di tappa, la tua prima da quando sei qui alla RG Championship. Cosa si prova e cosa ci è voluto per arrivare a questa vittoria? Sì, è un'emozione forte perché giustamente è la prima tappa che arrivo a questa posizione e ce n'è voluto tanto di tempo per arrivare qui, dopo miglioramento e finalmente sono arrivato. Spero di continuare ancora ad arrivare a queste posizioni. Gli avversari sono molto forti e cerchiamo di raggiungere il nostro obiettivo. Cosa si prova a battere avversari con più esperienza, più grandi, perché possiamo dire che tu sei uno dei più piccoli? Qual è il feeling in questo caso? È diciamo una questione di orgoglio, perché ti vedi dopo aver fatto tanti sacrifici, tanto aver combattuto, aver perso, però quel perdere poi ti ha fatto arrivare alla vittoria man mano, quindi sinceramente ci sto. Grazie mille, ancora complimenti.